24 marzo. Ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1:21. Nome imposto. A tutti ci è stato imposto un nome, suggerito forse da una circostanza o perché piaceva ai nostri genitori. Oppure esprimevano con quel nome l'amore per un defunto, un padre, una madre, un nonno, eccetera. Di solito, però, quel nome è piaciuto e accettato da chi lo portava. Nel caso di Gesù, secondo il nostro testo biblico, il nome datogli da Giuseppe e Maria per suggerimento dell'angelo era non soltanto bello, ma anche profetico. Potete notare questo nella frase del nostro testo, perché salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù ha operato tutto questo morendo sulla croce al mio e al tuo posto. Il nome di Gesù è dato da Dio stesso. È profetico, è piaciuto, è vissuto e se ne conosce significato etimologico. Egli ha avuto un nome al di sopra ad ogni altro. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele, Dio con noi. Isaia 7:14.